Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui con questo nuovo video del vostro Frank 04 Grande. Allora, poiché è tardi, non vado a dormire perché sennò poi io la mattina non mi sveglio, faccio brevissimamente questo video qua. Allora, Juventus-Fiorentina, partita che si è conclusa sul risultato di 1-0 per la Juventus, una vittoria vinta abbastanza meritatamente, e poiché diciamo che la Fiorentina sì, vabbè, diciamo che ha... No, non si capisce niente. Comunque, diciamo che va bene, ti ho fatto Bentancur, sono contento, spirito di squadra. Alla fine, buone cose ha fatto vedere anche Rodrigo Bentancur, che ha intervistato, perché non parla bene italiano, ha tradotto un po' lo spagnolo, lui, diciamo, quello che l'ha intervistato. Prima un po' della partita, la Juventus ha giocato il primo tempo bene, il secondo tempo un po' meno, perché un po' in varie parti della partita. Diciamo che un pareggio non sarebbe stato poi tanto un risultato non corretto. Ecco. Diciamo, allora, la Juventus l'occasione l'ha creata, però diciamo che ha meritato la vittoria, ma se ci fosse stato un pareggio non sarebbe poi stato così un risultato così clamoroso, perché alla fine la Fiorentina qualcosa in più la meritava, perché alla fine la stessa cosa l'ha creata. La Juventus è un po' di... Cioè, ho avuto delle distrazioni, soprattutto nel finale della partita, dove ha rischiato di più, secondo me. E vabbè, poi vabbè, Szczesny non l'ho visto fare tutte queste grandi parate, alla fine erano solamente azioni che all'ultimo si leopardava abbastanza la mutanda, e non dico altro. Il Napoli aveva vinto contro la Lazio 4-1, perché poi c'era fatto anche il rigore, alla fine c'è stato il rigore per il Napoli. Il Milan ha vinto 2-0 con la Spal. Roma 4-0 col Benevento, poi chi è che c'è stato? Questo non è di... Poi vabbè, l'Inter che ha perso 1-1 con Bologna, una piccola parentesi, Bologna meritava di vincere, ma il rigore per l'Inter poi si è visto che c'era, perché col piede l'ha preso, quindi il rigore per l'Inter c'era, quindi il pareggio c'era giustamente, ma non c'era assolutamente, il risultato non era corretto, per me il Bologna meritava la vittoria, punto e basta. Cioè, l'ha preso veramente a pallonate, vogliamo dirlo, io non ho fatto il video, mi scuso perché ero molto stanco. Se per me è tutto il Bologna, l'ha preso proprio a pallonate, anche se gli interisti possono fare quello che vogliono, vanno preso a pallonate, quindi meritavate di perdere. Comunque, ritornando un po' alla Juve, diciamo che l'ho vista abbastanza buona, De Sciglio però tornerà tra 3 settimane almeno, perché infortuna De Sciglio che mette a spiritando. Lixener, cacchio, l'hanno fatto entrare al 90esimo, vabbè, giusto per fare sudare la maglia. Vabbè. Comunque, detto questo, cioè, alla fine niente, poi così tanto da dirci. Quindi noi, quando è che ci vediamo? Sabato, perché c'è anche Juventus Torino, quindi live reaction, magari se vi farò un video di wrestling in settimana, boh. Non lo so, vabbè, comunque diciamo che sono riuscito un po' a rifarli i video di wrestling, qualcuno l'ho rifatto, qualcuno no. Un abbraccio a tutti e siamo per cambiare, fino alla fine, forza io, ciao a tutti.